Alla fine del mese, nel prossimo Consiglio provinciale, verrà messa ai voti una delibera che prevede per il CSTP biglietti autonomi. All'inizio si potrà viaggiare con entrambi i biglietti, quelli esclusivi per il CSTP e l'unico Campania. Quelli del CSTP costeranno il 10% in meno dell'unico. Questo significa che i passeggeri che non dovranno usufruire di altri mezzi di trasporto, come i treni regionali, ma solo degli autobus nelle tratte urbane ed extraurbane, potranno acquistare il biglietto del CSTP pagando di meno. Se la delibera dovesse essere approvata, sarà per il CSTP un grosso passo avanti, commentano i sindacati. Il ricavato dei biglietti andrà infatti interamente nelle casse del Consorzio Trasporto Pubblico Salernitano, al contrario del ricavato dell'Unico Campania, che viene invece ridistribuito dalla Regione a tutto il trasporto pubblico campano. Se la delibera verrà approvata in Consiglio provinciale, partirà poi una campagna di sensibilizzazione per spiegare agli utenti la differenza tra i due biglietti. Di questo si è discusso questa mattina nel corso della riunione a Palazzo Sant'Agostino tra i sindacati, il presidente del Collegio dei Liquidatori del CSTP Sant'Occhio e l'assessore provinciale ai trasporti Napoli, nonché il dirigente dell'Ufficio Provinciale Trasporti Longobardi. Soddisfatti i sindacati, quella dei biglietti autonomi è stata infatti una delle proposte avanzate per il rilancio del piano aziendale. E questa mattina si è discusso anche della delibera 339 che dovrebbe essere invece votata in Regione. Secondo tale delibera, la Regione dovrebbe corrispondere alle aziende di trasporto non solo i corrispettivi compresi di IVA, ma l'IVA a parte.